è buona con all'interno Yara di Kasei, che viene sopravanzata prima dal Gladiatore M, poi all'esterno va in pressione anche il Lander, che per il momento rimane scoperto a fornire da punto di riferimento per Imera MP. La via del largo è presa per un attimo anche da Imagine Alka, che trova posizione lungo la corda in penultima posizione. Lungo la corda anche il 2 di Imperiale, le posizioni che si assestano con il Gladiatore M in avanti, all'esterno c'è il Lander con in schiena Imera MP, lungo la corda Yara di Kasei, poi Imperiale, Imagine Alka e Igea Tab, fuori corsa Yvonne Griff 37.4 da 1.14.8 i primi 500 metri, il treno esterno che non è portato avanti dall'8 di Lander con Imera MP che va... prende posizione lungo la corda, sostituita all'esterno da Imagine Alka, ma sono lontani dal leader che è il Gladiatore M. Primi 6 che se ne vanno da 1.17, 16.5 gli ultimi 200 metri, avanti il Gladiatore M, poi di fuori sta arrivando da lontano Imagine Alka, in seconda posizione lungo la corda il 3 di Yara di Kasei, che si trascina il 2 di Imperiale. Viaggia largo sempre Imagine Alka, che va gradatamente all'altezza di Yara di Kasei, quando siamo al primo chilometro che se ne va. Da 1.18.2, 16.2 la curva di destra, davanti il favorito il Gladiatore OM, poi di fuori Imagine Alka, lì sotto c'è Yara di Kasei, prende la via del largo anche Imperiale per Varchi, Imera MP e Ilander in terza paria, all'esterno ci va Igea Tab quando siamo ad un giro alla fine, davanti il Gladiatore OM ad imboccare la penultima curva, all'esterno c'è Imagine Alka, di dentro sempre Yara di Kasei che si porta in schiena in terza posizione lungo la corda, Imera MP, all'esterno c'è Imperiale a guardare tutti da dietro la pariglia, Igea Tab e Ilander, si va ancora con 16.2 gli ultimi 200 metri, da 1.19.3, 33, secco il terzo quarto, ora allunga il battistrada, Imagine Alka che rimane sempre nel parziale, a centropista sta arrivando Imperiale, ma perde parecchio in curva per organizzare la manovra solo in questi istanti a metà dell'ultima curva, dove Imagine Alka alza bandiera bianca, si fa cattivo Imperiale che va sull'uno di Gladiatore M ad imboccare la retta d'arrivo dopo una curva volata in 14.7, il Gladiatore M in vantaggio, Imperiale che ci prova, braccia e frusta il Gladiatore, di dentro Giampaolo Minucci e di fuori Paolo Valentini, il Gladiatore M di dentro e Imperiale di fuori sul palo, il Gladiatore OM mantiene il giusto su Imperiale, mentre per il terzo ancora Imera MP che si ripropone validamente dopo aver speso molto nella prima frazione. Nelle immagini ci prova Imperiale, che nonostante 29.8 per l'ultimo quarto a girar di fuori, si vede ribattere metro su metro dal Gladiatore M che mantiene quello che basta per andare a vincere. Doppio per Giampaolo Minucci per il training.